Allora, stasera è l'ultima serata che dedichiamo alla riscoperta del fiume e della città vista da un'angolazione diversa e in collaborazione con Arte Mia. E abbiamo 3 turni, come tutte le volte, e circa 22-23 persone. Vi volevo far vedere un attimo il materiale che dobbiamo portare per poter svolgere un servizio del genere, perché sembra facile, ma non lo è per niente. Guardate un attimo. Allora, questo è il materiale che caricherò sulla mia macchina e, come vedete, se non abbiamo una macchina capiente, sarebbe praticamente impossibile trasportarlo fino al fiume. Allora, qui abbiamo i caschi, qui abbiamo una canoa Itiwit, che è un kayak gonfiabile. Dietro abbiamo 15 giubbotti. Questi sono i tre gommoni che sono da 4 posti, che sono completi di un fondale rigido pesantissimo da portarlo così a mano. Quindi ci siamo dovuti adattare con una carriola per poterlo trasportare più facilmente dal deposito alla macchina. E poi abbiamo le pagaie, 15 pagaie che verranno distribuite a tutti i partecipanti a turno, e tutto questo deve entrare in questa macchina, che non è assolutamente piccola, però insomma il materiale è tanto. Ecco completato il carico. Siamo riusciti come sempre a mettere in macchina tutto il materiale. Macchina che da 7 posti si è trasformata a un posto, solo l'autista. Si può vedere, insomma, il materiale è tanto. Quello delle visite guidate è stato comunque un bel successo, perché le persone si sono divertite, hanno apprezzato il fiume visto da un'angolazione sicuramente diversa, e purtroppo non siamo riusciti a accontentare tutti perché qualcuno è rimasto fuori e niente, più di 3 turni non li potevamo fare. Dobbiamo farlo la sera perché con un caldo micidiale come è quest'anno non è il caso certo di farlo nel pomeriggio o nella mattina tardi, e quindi niente, avanzeranno della prossima stagione. Bene, a questi punti si parte e andiamo verso il fiume.